Vi faremo sapere anche quanto costa. Secondo me non costa niente. Bisogna soltanto chiedere all'avvocato quanto costa, ma per quanto riguarda il deposito degli atti non costa niente. Allora, puoi dormire stasera. Perché purtroppo la mattina alle 7 arrivano sempre le letterine che mi manda la notte, fino alle 2, sta sempre a leggere. Comunque. E io li mando agli altri. Ci sono domande, è chiaro, non è chiaro? Qualche chiarimento, qualche approfondimento? Di sicuro non abbiamo in questi 10 anni mai detto che non dovevamo e non dobbiamo pagare niente. Se c'è qualcuno che lo va ancora dicendo e scrivendo, è bugiardo. Perché io e nessuno del comitato ha mai detto questo. Noi le cose le sappiamo e ce le teniamo noi, non le diciamo tutte al 100%. Perché se noi andiamo a dire tutto, come stanno realmente le cose, e che ve lo diciamo al 99%, ma non vi diremo mai che non ci sarà niente da pagare, perché non è possibile. Come non è vero quello che si va dicendo, che in caso di vittoria da parte nostra il comune non ha soldi per poter pagare. Noi non diciamo questo, noi diciamo: abbiamo fatto causa per avere un riconoscimento di un nostro diritto. Se il tribunale ci darà ragione, sarà il nostro legale a trovare come fare per far rispettare la sentenza, che sarà successivamente appellata a Bari e si andrà anche in Cassazione. A noi non ci interessa. Primo grado, la sentenza è esecutiva. E lo sanno tutti, quindi per chiarezza lo voglio dire, che non ho mai detto che non dobbiamo pagare niente. Ho sempre detto, e mi ricordo che c'era qui seduto a fianco a noi l'allora assessore alle finanze, che disse: noi con i soldi dobbiamo pagare altri debiti. E noi abbiamo detto: va bene, siamo la tua fonte. Allora, quindi non ci sono richieste, chiarimenti, nulla. Siamo chiari? Sì. Ah, possibile. Se vuoi puoi fare il secondo giro. Allora, al termine di questa, ora facciamo un discorso che è di questi giorni, Scusate se vengo direttamente al problema, non voglio girarmi intorno, io vado direttamente, perché chi mi conosce sa che io non lo mando a dire, io lo vado a dire proprio. Quindi, allora, al termine di questa consigliatura comunale corre l'obbligo a noi del comitato di ringraziare i consiglieri che in questi 4 anni ci hanno dato una grossa mano nel cercare, come diceva il dottor Tibello, nel cercare documentazione, di cercare contatti con istituzioni, con uffici pubblici. È la verità. È inutile che fai così. È la verità, e purtroppo la devi ascoltare, se vuoi. Ecco, senza far così. Tant'è vero che siamo in attesa di conoscere quando dobbiamo andare a Roma a parlare con l'ANAC, perché dovete sapere che noi vi abbiamo detto che abbiamo fatto denuncia, abbiamo scritto all'ANAC per notiziare alcune cose che secondo noi non andavano. L'abbiamo fatto, abbiamo avuto notizie chi è la persona a cui è stata affidata questa pratica, e siccome in Italia esistono le ferie, esistono i ponti, allora ha fatto il primo diritto di Pasqua, ha fatto il secondo e il primo maggio, lunedì mattina prende servizio. Però già sappiamo, tramite uno di questi 4 nomi che adesso dirò, che si sta prodigando, che
dobbiamo avere questo contatto, cioè ci ascolterà di persona a Roma, quindi ci metteremo in macchina e andremo a trovarlo. All'esito vi chiameremo, perché vi dovete sapere quello che facciamo. Sto parlando della piazza. Allora, di ringraziare i consiglieri Bizzarri, Dell'Osso, Tetta e Ziccardi, e in più Fabio Valerio, per tutto quello che in questi 5 anni hanno fatto a sostegno delle nostre iniziative. È la stessa cosa che 5 anni fa abbiamo fatto con un'altra persona. È la stessa cosa che 5 anni fa abbiamo fatto con le altre persone. Quindi non è che siamo di parte. Ma noi chi ci battezza di compare? È giusto? Poi quando conosciamo un compare facciamo lasciare. Allora, come presidente di questo comitato sono stato invitato, e lo posso dire tranquillamente, a partecipare in prima persona a questa competizione elettorale, diversamente da quella del 2014. Cioè, mentre nel 2014 avevo avuto soltanto, cioè mi sono proposto e non mi è stata data la possibilità, questa volta posso dirvi che sia dall'attuale maggioranza che da tutta la opposizione, tranne i 5 Stelle, perché non ho avuto modo di parlare, mi hanno sempre telefonato e mi hanno chiesto di attivarmi in prima persona. Non vi nascondo di avere declinato l'invito l'ultimo giorno utile, cioè il 26 di aprile. Non mi sembrava corretto abbandonarvi nel momento più bello. È l'interessante del nostro cammino. Bravo. Intrapreso nel lontano 2009. In caso di elezioni avrei dovuto dimettermi al primo consiglio perché incompatibile con la vertenza in atto contro il comune. È motivo di incompatibilità essere consigliere comunale ed avere una causa pendente contro il comune. E così, unitamente al dottor Tibello, Fido Guerriero, bella, abbiamo pensato di coinvolgere in questa competizione elettorale come rappresentante del comitato una ragazza. Molti si chiederanno il perché. È molto semplice. Nel corso di questi 10 anni abbiamo capito l'importanza di avere un nostro rappresentante all'interno della macchina comunale. Non per fare schifezze, attenzione. Non abbiamo mai chiesto a nessuno di fare atti illeciti al loro comportamento. Non li facciamo per noi, non possiamo chiederli agli altri di fare schifezze. Quindi non è vero quello che si va dicendo in giro. Ma solo per cercare di fare sentire la nostra voce all'interno delle istituzioni. Ecco perché questa sera vi chiedo espressamente di fare fronte comune e cercare di sostenere una persona che è indicata dal comitato. Vi faremo sapere chi è, ve la faremo vedere tutti, no, ci renderemo visibili su questo fatto. Vi voglio ricordare che questo rione negli anni 90 è riuscito ad eleggere un sindaco. Cerchiamo adesso di far sentire la nostra presenza a tutta la città. È difficile entrare in questo argomento, eh? Perché è difficile? Perché mi rendo conto che in ogni famiglia esiste un candidato, più di uno, anche due. Però molti vanno dicendo che hanno fatto per... tutti sono stati attenti a quelle che sono le nostre iniziative, i nostri problemi. Non è vero niente. Siamo abbastanza grandi e maturi per sapere chi è che ha fatto qualcosa. Le improvvisazioni che stanno nascendo in questi giorni, pur di accattivarsi l'amicizia o la nostra mano, ne sono tanti. Lo potete vedere su chi che bazzica sui social, si rende conto che è vicino a tutti quanti noi. Non è vero niente. Non è vero niente.
L'unica cosa che vi posso dire, ed è pesante questo, dobbiamo cercare di non farci prendere in giro questa volta e dobbiamo avere il coraggio di decidere da noi chi mandare a Palazzo Mozzolini. Lasciamo perdere che abbiamo i fratelli, le sorelle, gente, lasciamo perdere. Se a noi interessa che il comitato debba poter lavorare in un certo modo, cioè non andare, per l'amor di Dio, chi è che ci è stato vicino è stato sempre a disposizione, ma sapeste quanto è bello avere una persona nostra all'interno che dà effettivamente voce a tutti quanti voi. Quindi in questi giorni faremo in modo di far conoscere chi ci rappresenterà, e se ci volete dare una mano ve la date a voi stessi, altrimenti saranno solo dispersioni di voto. Se ci sono domande, cose. Chiedo scusa, volevo fare un inciso. Dunque, il problema è questo, vedete, io quando parlo non parlo mai per sentito dire, ma parlo sempre per esperienza diretta. Io certamente con il Presidente, visto e considerato che ci sono state molte defezioni, noi stiamo portando avanti. Certamente chi ci ha dato la mano, anzi, si è prodigato per noi, Fabio Valeria, e la dottoressa qui presente, perché, Zichella, perché? Perché in effetti dall'interno dovrebbe cercare di tutelare, di portare avanti i nostri interessi. Però volevo dire ad alcune persone che ho incontrato, e dopo la richiesta dice allora ci vediamo in assemblea, sì, anche perché bisogna vedere un po' come fare per cercare di individuare qualche persona della 167 che deve tutelare l'interesse. No dottore, io gli ho avuto il titolo. E allora a questo punto che hai fatto fare causa? Anche tu hai ragione, innanzitutto noi possiamo, io proprio personalmente sono proprio apolitico, quindi io so soltanto studiare, l'unica cosa che so fare e basta, quindi non sono assolutamente un politico. Però credetemi, quando sono andato a casa mi sono guardato nello specchio e ho detto ma sei proprio un imbecille, io questa persona lo sto difendendo senza essere pagato, io lo faccio a titolo gratuito, quantomeno un poco di gratitudine a dire benedetti Dio. Quindi allora io che sto facendo? Sto sottraendo tempo alla famiglia, sto spendendo soldi, l'ho sempre detto che lo faccio a titolo gratuito, eccetera, per sentirmi dire da uno che io sto difendendo, no, io devo votare. A questo punto, credetemi, veramente faccio fatica. Io sono rimasto, credetemi. Come pure devo riferire un altro episodio. Un altro consigliere comunale che la 167 ha fatto uscire, ha fatto nominare, non è mai andato in consiglio comunale. Sapete quando è risuscitato? Adesso. Quindi, e allora cosa è successo? Avendo sentito dire che si faceva propaganda in un supermercato, Ciro Tiberlo, invece di andare a fare la spesa alla Conad, ora è andato in quest'altro supermercato e ho cominciato a frequentare bellissimamente, quasi tutti i giorni andavo così. Finalmente un giorno alla cassa è caduto. Sento marito e moglie che dicono, allora Antonio, no Giampaolo, non so come si chiama, dice allora come possiamo votare, cioè, ha detto queste cose non si fanno perché non obbligarmi a segnalare al direttore del supermercato perché tu stai facendo una cosa che non vuoi fare, la propaganda la vai a fare fuori, non nel supermercato. Quindi io riferisco questi due episodi perché non è che mi sono stati riportati, li ho
li ho vissuti io. Prima, io sto difendendo queste persone a titolo gratuito, e ho detto no, io non mi interessa quello che stai dicendo tu. E quest'altro, che è un supermercato, si fa propaganda in un modo veramente illegittimo. Grazie. Se qualcuno ha da dire qualcosa su questo fatto, noi stiamo qui ad ascoltare, possiamo anche sbagliare, non siamo onnipotenti. La presentazione del candidato avviene oggi ed è la dottoressa Valeria Zichella che sta qua. Fabio Valerio è la persona che, avendo dato una mano, è la persona che, avendo dato una mano in questi 5 anni ed essendo l'unica persona ed è l'unica persona che sta mettendo va bene. Posso finire? Poi ti do il microfono, non ti preoccupare. No. Allora, siccome ti stiamo facendo il servo da 10 anni. Allora, a posto. Adesso hai finito? A te non interessa. Noi non ci siamo venduti niente. E la fai tu, però. A posto. Comunque noi siamo liberi di fare quello che vogliamo. L'abbiamo invitato. È libero. Scusatemi. Scusatemi, posso concludere? Posso concludere una cosa? Sapevo di toccare la suscettibilità di una persona. Io lo sapevo. Può essere anche tutta l'assemblea, però ti posso garantire che mo me fa parlare. Quindi, è stato qua 5 anni fa a fare tutto quello che voleva e nessuno ha parlato, compreso tu, va bene? Le esperienze personali mettiamole fuori. Io sto dicendo, il comitato per poter lavorare necessita di questo, non che dobbiamo ancora sentirci dire dopo di 10 anni noi abbiamo detto che non vogliamo pagare niente. È assurdo, va bene? Io non ho mai detto questo. E se tu sei venuto ogni volta e sei stato presente in assemblea, puoi attestare quello che ho detto. E lo va ancora dicendo che noi abbiamo detto che non dobbiamo pagare. Faglielo leggere, per piacere. Faglielo leggere. Se avessimo voluto fare politica, ci saremmo messi candidati, lo vuoi capire? Mi sarei messi, ma no da mo. Vergognati! Comunque. Allora, scusatemi, posso 2 minuti soltanto, tanto io lo prevedevo. Non è che siamo tutti quanti, abbiamo tutti quanti la stessa testa. Ci sono tranquillamente persone che sono convintissime che non la pensano come noi e si stanno gentilmente in silenzio. A me mi fa piacere perché rispettano tutti. Quindi io non è che sto facendo politica, io sto dicendo qui giù tutti
hanno messo candidati per cercare di prendere voti e di rendere sempre più insensibile questa situazione. Ci vogliono far diventare succubi di loro. Noi dobbiamo comandare, perché noi abbiamo la forza, perché essendo un rione con 10.000 abitanti noi possiamo dettare quello che vogliamo, ma non lo vogliamo pretendere. Ci sono persone, mettiamole, tanto alla fine si sa che per uscire ci vogliono i voti, non 10 voti, 15 voti. Quando sono 10-15 sono soltanto per demolire quello che si sta facendo. Quindi se c'è un candidato forte, portiamolo avanti, chiunque esso sia, ma ci deve dare una mano, non che deve fare il silenzio, viene qua, prende voti e poi non fa più niente, non ci sta bene. Bravo! So che ci saranno critiche, so che mi attaccheranno, faranno quello che vuole, non me ne frega niente, non ho detto niente di male. Prego, puoi venire, puoi venire. No, una bella voce. Togliamo questi discorsi. No, vabbè, lasciamo stare, togliamo questi discorsi da che non ci interessano. Ritornando alla mozione, prima hai detto non si spenderà nulla per il deposito, per depositare i documenti. Ci farai sapere tu il costo dell'azione legale o se dobbiamo presentarla alla CETA? No. Come è sempre successo, ogni cosa che viene fatta in nome e per conto si decide qua. E verrà dopo che il giudice ha depositato la sentenza o prima? Dovrebbe venire quando ha depositato la sentenza, secondo me, perché sarebbe un pochettino più rafforzativo quando ci sta anche una sentenza, giusto? Perché non possiamo farla prima, perché oddio, la causa sta andando avanti in questo modo. Non lo so se succede un terremoto, che cosa può succedere. Dire, loro ci hanno detto che è il dissesto, che noi non abbiamo soldi. Sappiamo che dopo di questa sentenza c'è il dissesto, quello lo sappiamo. È tranquillo. Diranno a noi la colpa della causa del dissesto. Votiamo Michele Sconzalvo! Siamo orgogliosi di creare il dissesto, lo sai. Ma che stiamo dicendo? Tanto noi facciamo causa a noi stessi. Ecco perché facciamo ricorso alla Corte dei Conti. Qualcuno vuole prendere la parola? Gli sta bene quello che ho detto, se non sta bene? Fatemi capire, insomma, io voglio pure sapere, voglio rendermi conto, se ho fatto male, se stiamo facendo male a fare questa cosa. Ripeto, mi rendo conto che in ogni famiglia ci sono figli, femmine, figli mascoli, marito, moglie, nipote. Amici, contro amici, compagni di merenda. Purtroppo bisogna avere il coraggio e la coscienza di dire una volta tanto voglio far rispettare me stesso, cioè voi da soli vi dovete far rispettare, perché quando ci sono persone che ti scrivono tutti i giorni io sto con Zichella, io sto con Tibello, io sto con Obedio, mi manca conoscere. Mo è il periodo che fino al 26 tutti quanti diranno io sto con Obedio, e Obedio dice ma chi te conosce? Va bene, però lo scrivono. Ecco perché vi dico, quando voi vedete persone che scrivono e lo leggete, perché Facebook ormai è una cosa aperta a tutti, io non sto con nessuno, io sto con la famiglia mia e basta. C'è qualcuno che vuole fare qualche intervento, vuole fare qualche cosa? Vabbè, finiamo qua, va. Tu vuoi il microfono?